Ciao amiche e ciao amici, valorizzate ciò che avete. Spesso noi siamo infelici perché andiamo sempre alla ricerca di cose nuove e abbiamo un'auto e vogliamo un modello nuovo, e poi quando abbiamo un modello nuovo non ci va più bene neanche quello, vogliamo un altro modello. Abbiamo qualche cosa e non ci basta, vogliamo sempre qualcosa in più. Invece, e quindi, come dire, siccome il desiderio umano è infinito e le risorse sono finite, saremo infelici andando alla ricerca dell'utopia materialistica, se vogliamo, da questo punto di vista. Dobbiamo imparare invece a valorizzare ciò che abbiamo, soprattutto ciò che abbiamo dentro, piuttosto che quello che abbiamo fuori, perché quello che abbiamo fuori deve permetterci di vivere bene, al meglio, ma non deve diventare un obiettivo fondamentale, deve diventare, come dire, un accessorio. Invece dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo dentro, valorizzare e potenziare ciò che abbiamo dentro, cioè l'amore per noi stessi e l'amore per gli altri, il fatto di essere in armonia con noi stessi e di essere in armonia con gli altri, il fatto di eliminare quelli che sono i nostri veleni mentali, l'arroganza, l'attaccamento, l'invidia, la gelosia. Dobbiamo cercare di eliminare queste situazioni per poter stare bene. Quindi, in un'epoca di astronauti è molto importante diventare entronauti. Diventare entronauti significa fare una ricerca di noi stessi, ma più che fare una ricerca così astratta è andare a stanare quelli che sono i nostri veleni mentali e a mettere l'antidoto per eliminarli, perché quella è l'unica strada dell'armonia, è l'unica strada del benessere per vivere davvero bene in armonia la nostra vita. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao. Vivere con il proprio ritmo. Allora, se noi vogliamo stare bene, dobbiamo dare il nostro ritmo alla vita, non dobbiamo lasciare che la vita imprima il suo ritmo, che poi sono ritmi artificiali, perché spesso noi siamo stressati del lavoro, non riusciamo a stare dietro alle cose perché diciamo non abbiamo tempo, non riusciamo a fare le cose. In realtà, vivere con il nostro ritmo vuol dire dare delle priorità alle cose che ci interessano maggiormente. Non dobbiamo avere questo mito dell'attaccamento alle cose materiali, perché il mito dell'attaccamento alle cose materiali imprime un ritmo sbagliato alla vita. Un amministratore delegato stressato che non ha 10 secondi per pensare a se stesso, per meditare su se stesso, sarà necessariamente un infelice e non se ne renderà neanche conto. La cosa peggiore è quella. Quindi invece dobbiamo trovare degli spazi per noi stessi, lo spazio interiore. Quello che è importante è ovvio che un sostegno materiale serve, vivere bene serve, sicuramente questo è importante, ma dobbiamo ritagliare in qualunque cosa facciamo degli spazi per noi stessi, secondo il nostro ritmo, ognuno ha il suo ritmo, quindi la cosa fondamentale è scoprire il tuo ritmo di vita. Capire con che frequenza ti devi muovere, cosa devi fare, se ci sono persone che devono essere necessariamente più attive, altre che invece hanno bisogno di più tranquillità, di più rilassamento. Ognuno ha il suo ritmo, ognuno ha la sua frequenza. E tu sei felice, sei in armonia quando ti muovi alla tua frequenza, perché allora ti senti bene con gli altri, anche nelle relazioni interpersonali. Scopri qual è il tuo ritmo, ognuno di noi ha il suo. C'è chi vuol vivere una relazione sentimentale stando sempre attaccata all'altra persona, altre persone hanno bisogno di distanza. Diciamo che una distanza serve comunque, bisogna capire quale. Se uno vive serenamente col proprio ritmo, le cose andranno naturalmente bene perché ti sentirai parte dell'universo, ti sentirai integrato. Se non riesci a vivere col tuo ritmo, invece ti senti disintegrato fondamentalmente e quindi non riuscirai a stare bene. Quindi scopri qual è il tuo ritmo di vita. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao. Ciao a tutti. Essere felici è possibile. Se noi vogliamo essere felici, intanto dobbiamo fare la scelta di essere felici e dobbiamo credere nella possibilità di essere felici. Questo, anche gli insegnamenti del Buddha ci dicono questo. Il Buddha, ad esempio, Buddha Shakyamuni ha insegnato che ognuno di noi può raggiungere l'illuminazione, ognuno di noi dentro
ha la potenzialità di raggiungere l'illuminazione. Ma cosa si intende veramente con illuminazione? Si intende l'eliminazione della sofferenza. Poi il Buddha aveva in un ciclo di sofferenza, quindi eliminare la sofferenza non soltanto in questa vita, ma proprio dal ciclo delle vite, delle rinascite, delle morti. Però la felicità e quindi l'eliminazione della sofferenza si può raggiungere anche in questa vita. Però per fare questo dobbiamo impostare uno stile di vita magari un po' diverso da quello che siamo abituati magari ad avere, perché la cosa fondamentale per stare bene, per vivere bene, è liberarsi dei veleni mentali. Un veleno mentale, ad esempio, è l'attaccamento. Noi siamo attaccati alle cose. È ovvio che se sono attaccato a una cosa, se dico se ho quella cosa lì sono felice, se non ho, sarò infelice sicuramente, perché se non riesco ad averla sarò infelice perché non ce l'ho. Se riesco ad averla mi renderò conto che quella cosa lì non mi dà la felicità e me ne servirà un'altra, e per cui sarà un qualcosa di infinito, perché il desiderio umano è infinito mentre le risorse sono finite. Per cui è una strada sbagliata quella. E la strada giusta invece è quella di liberarsi, ad esempio, dall'attaccamento, di liberarsi dai veleni mentali, dall'egoismo, dall'arroganza, dal fatto di voler prevaricare sugli altri, dalla rabbia, dal rancore, dal risentimento. Se ci togliamo e lasciamo uscire fuori, anche attraverso delle meditazioni, tutti questi veleni mentali, allora sì che riusciremo ad essere felici, e riusciremo, perché indipendentemente da quello che mi capita all'esterno, se io sono libero dentro dai veleni mentali, non importa quello che succede all'esterno, il dolore è una cosa, la sofferenza è un'altra. E quindi dobbiamo iniziare questo percorso di liberazione dai veleni mentali che rovinano la nostra vita. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao! Ciao a tutti! Raggiungere l'equilibrio tra ragione e cuore è fondamentale se vogliamo vivere bene, perché ragione, cuore, emozione e razionalità non sono due forze che per forza devono essere avverse, possono anche essere in sintonia. Normalmente, se noi lasciamo andare le cose come vanno, non è detto che siano in sintonia, perché il cuore ha le sue ragioni che la ragione non capisce. E proprio il problema è che quando la ragione non capisce le ragioni del cuore, nascono i problemi, perché la nostra parte emotiva vuole vivere delle emozioni, vuole vivere delle tensioni, vuole essere una barchetta che naviga in un mare mosso, e la ragione in qualche modo deve assecondarla, deve dargli questa opportunità, deve dargli l'opportunità di vivere le emozioni, perché se non gli dà l'opportunità di vivere le emozioni, sarà fregata. Se non gli dà l'opportunità di vivere le emozioni, non avrà speranza di raggiungere i suoi obiettivi. E allora noi dobbiamo imparare a raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi. Dobbiamo imparare a, e per raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo dare delle emozioni alla nostra parte emotiva. L'unico modo è quello di dare emozioni alla nostra sfera emotiva. Se non siamo in grado di dare le emozioni, se non siamo in grado di creare questa armonia, perché la parte emotiva è un po' come un bambino, non posso coercizzarla. Se la coercizzo mi faccio del male. È come se un bambino di 4 anni razzolando per casa trova la pistola carica e non posso prendergliela con la forza. Se cerco di prendere con la forza, il rischio è che lui spari, si faccia male a me o a lui. Non posso neanche stare lì a fare ragionamenti complessi per dirgli che la pistola è pericolosa, bla bla bla, perché lo stimolerei a sparare. E quello che succede con la gelosia: più una persona dice non devi fare questo, non devi fare quell'altro, più tu sei stimolato a fare esattamente l'opposto. E quindi l'unico modo per il bambino è fargli vedere un giocattolino, gli fai vedere un giocattolino e gli dici io questo ce l'ho e tu no, e lui sarà coinvolto da questo giocattolino, lo vorrà in qualche modo anche lui. E in quel momento lì allora inizia una negoziazione: do questo se tu mi dai quello. E la nostra parte emotiva ragiona in questo modo. Se noi riusciamo prima a sensibilizzarla, darle una sensibilizzazione, vuol dire accenderla, attivarla, entrare in contatto, dopodiché darle delle emozioni di cui ha bisogno. In questo modo riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi, perché avremo un alleato potente dentro di noi che ci permetterà di
scalare le montagne, attraversare gli oceani, avremo un'energia infinita quasi dentro di noi, l'energia dell'universo addirittura. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao. Ciao a tutti, come sedurre con la disistima? Molte persone si agganciano sulla disistima e allora nel momento in cui gli fai vivere un po' di disistima tendono ad agganciarsi, tendono a coinvolgersi. Ovviamente va fatto in modo non esageratamente marcato, perlomeno in fase iniziale. Beh, un modo, ci sono diverse strategie. Un modo è quello di contraddire leggermente in pubblico. Non lo so, magari lui dice, ah, sono andato, o lei dice, sono andato a vedere un film bellissimo e dice il titolo del film e tu dici, ma a me sembra proprio banale questo film, butti lì la cosa. E magari se hai una spalla che dice sì, in effetti è proprio banale, tac, gli vai subito ad agganciare l'autostima. Poi, ad esempio, puoi iniziare a parlare un po' di un suo difetto. Più che altro, piuttosto che parlare di un suo difetto, parla del pregio di un'altra persona che ha una caratteristica opposta alla sua. Ad esempio, se una donna ha dei capelli un po' grosse, tu hai visto, parla, magari parlando anche con un tuo amico, non direttamente con lei. Ah, hai visto la nuova collega, mi piace proprio, ha delle caviglie sottili, sexy come piacciono a me. E tac, le arriva un'altra penalizzazione. E poi snobba un pochettino, ad esempio rispondi in ritardo ai messaggi, se vuoi sedurla o sedurlo parla delle sue amiche o dei suoi amici, se sei uomo o donna, questo ti fa dire se parla bene degli altri, come sexy, come bella, hai visto quella come veste bene, sono tutti modi per abbassare un po' il suo livello di stima. E poi diciamo che inventa delle cose, non essere prevedibile, semina dei dubbi, fai trapelare il dubbio che magari non le dai tanta stima, non le dai tanta considerazione. Non deve essere un qualcosa di palese, ma seminando un po' così vai ad amplificare la disistima. Tutte le persone che si nutrono di disistima tendono ad agganciarsi fortemente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao. Ciao a tutti, come sedurre con la disistima? Molte persone si agganciano sulla disistima e allora nel momento in cui gli fai vivere un po' di disistima tendono ad agganciarsi, tendono a coinvolgersi. Ovviamente va fatto in modo non esageratamente marcato, perlomeno in fase iniziale. Beh, un modo, ci sono diverse strategie. Un modo è quello di contraddire leggermente in pubblico. Non lo so, magari lui dice, ah, sono andato, o lei dice, sono andato a vedere un film bellissimo e dice il titolo del film e tu dici, ma a me sembra proprio banale questo film, butti lì la cosa. E magari se hai una spalla che dice sì, in effetti è proprio banale, tac, gli vai subito ad agganciare l'autostima. Poi, ad esempio, puoi iniziare a parlare un po' di un suo difetto. Più che altro, piuttosto che parlare di un suo difetto, parla del pregio di un'altra persona che ha una caratteristica opposta alla sua. Ad esempio, se una donna ha dei capelli un po' grosse, tu hai visto, parla, magari parlando anche con un tuo amico, non direttamente con lei. Ah, hai visto la nuova collega, mi piace proprio, ha delle caviglie sottili, sexy come piacciono a me. E tac, le arriva un'altra penalizzazione. E poi snobba un pochettino, ad esempio rispondi in ritardo ai messaggi. Se vuoi sedurla o sedurlo, parla delle sue amiche o dei suoi amici, se sei uomo o donna, questo ti fa dire se parla bene degli altri, come sexy, come bella, hai visto quella come veste bene, sono tutti modi per abbassare un po' il suo livello di stima. E poi diciamo che inventa delle cose, non essere prevedibile, semina dei dubbi,
fai trapelare il dubbio che magari non le dai tanta stima, non le dai tanta considerazione. Non deve essere un qualcosa di palese, ma seminando un po' così vai ad amplificare la disistima. Tutte le persone che si nutrono di disistima tendono ad agganciarsi fortemente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao! Ciao amiche e ciao amici, come raggiungere un obiettivo? Allora, intanto se vuoi raggiungere un obiettivo devi definire bene questo obiettivo, perché se l'obiettivo non è definito bene, non programmi il tuo cervello, non riesci a capire come fare a raggiungerlo. Quindi devi definire l'obiettivo secondo il criterio SMART. SMART sta per specifico, misurabile, accessibile, realistico e temporalmente collocato. Significa che devi sapere esattamente in modo specifico cos'è questo obiettivo, devi misurare gli avvicinamenti a questo obiettivo, altrimenti rischi due situazioni sbagliatissime. Una, che continui a scavare in una miniera dove l'oro non c'è e quindi se non sai che se ti avvicini. L'altra è che invece l'oro c'è, tu scavi, a un certo punto ti scocci, lasci perdere di scavare, arriva un altro da due picconate e si porta via l'oro. Realistico e accessibile significa che devono essere alla tua portata, realistici e comunque anche accessibili, e temporalmente collocati vuol dire che devono essere messi nel tempo, altrimenti, come dire, se ci metti 20 anni a conquistare una donna, fai prima dire, a cambiare bersaglio fondamentalmente. E poi, una volta che hai definito bene l'obiettivo, devi sapere quali risorse servono per raggiungere questo obiettivo. E un'altra cosa che conviene è prendere un macro obiettivo e dividerlo in tanti sottobiettivi. Ognuno di questi sottobiettivi deve essere diviso, deve essere, diciamo, definito secondo il criterio SMART. E poi per ogni sottobiettivo vai a definire quali risorse, quali cose ti servono per raggiungere questo obiettivo. E una volta che hai definito quali risorse, vanno recuperate queste risorse. Queste risorse potrebbero essere delle conoscenze, potrebbero essere delle tue competenze, delle tue capacità. È un po' come dire, prima di fare la guerra devi preparare l'esercito, e questa è una cosa fondamentale, perché spesso noi andiamo così a casaccio, è un po' come fare una strada senza sapere dove andare. Certo che poi arriverai forse, ma se tu prima ti sei programmato il viaggio, hai visto e pianificato, ti sei visto le mappe, tutto diventa molto più semplice. Per cui, se vuoi definire, vuoi raggiungere un obiettivo, devi usare questa strategia. In questo modo, anche se non arrivi poi all'obiettivo finale, potrebbe non essere importante, perché se un obiettivo lo raggiunge l'80%, magari va bene lo stesso. Quindi, un altro vantaggio è che un grosso obiettivo puoi parzializzarlo in tanti piccoli obiettivi e quindi avere anche dei successi, magari non completi, magari quello completo puoi demandarlo un po' più in là nel tempo. Però l'importante è che fai delle azioni che ti fanno avvicinare sempre di più alla meta. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao! Ciao amiche e ciao amici, come non rovinarsi la vita? Beh, abbiamo un potente, diciamo, ipnotista interno che è il nostro dialogo interiore, ma non soltanto il dialogo inteso come comunicazione verbale, il dialogo inteso come comunicazione con noi stessi. Noi siamo costantemente in comunicazione con noi stessi e spesso ci roviniamo la vita proprio perché comunichiamo male con noi stessi, non siamo in grado di mandare messaggi positivi, soprattutto quando le cose vanno male, magari ci capita qualche incidente di percorso. E tendiamo a dire sono un coglione, sono un deficiente, non mi merito questo, non mi merito quell'altro. E quindi sono una sorta di comandi che generano delle profezie che si autoavverano. Per cui ciò che funziona in negativo funziona anche in positivo. Se è vero il verso, è vero anche l'inverso. Per cui dobbiamo utilizzare consapevolmente i dialoghi interiori, le immagini mentali, le sottomodalità per trasformare l'autoipnosi involontaria negativa in autoipnosi volontaria positiva. E per fare questo dobbiamo utilizzare il dialogo interiore, quindi iniziare a mettere un dialogo positivo, soprattutto quando siamo in situazioni emotivamente
elevate, quindi ogni negativo o positivo non importa, quando vivo uno stato emozionale devo mandare un messaggio positivo perché il terreno è fertile, devo seminare. Ogni volta che noi viviamo un'emozione abbiamo un terreno fertile, quindi vuol dire che il messaggio arriva direttamente all'inconscio, arriva direttamente alla parte emotiva, che è quella parte che genererà, diciamo, dei comportamenti tali da far avvenire quel messaggio. Per fare un esempio, se è un ragazzo che ha preso un brutto voto a scuola, quindi in stato emozionale elevato, positivo, il padre gli dice: sei il solito deficiente, farai una brutta fine, e lui, questo farei, sarei, sarei il solito deficiente, farai una brutta fine, diventerà un comando operativo e una profezia che si avvererà. Se invece il messaggio che arriva è positivo, anche se l'evento è negativo, l'importante è che lo stato emozionale sia alto, il messaggio che arriva è: non ti preoccupare, hai perso una battaglia, ma vincerai la guerra. Vedrai che alla fine sarai il più bravo di tutti e ce la farai. Questo diventa la nuova profezia che si autoavvera. Noi dobbiamo farlo su noi stessi. Dobbiamo utilizzare quindi il dialogo interiore, le immagini mentali e le sottomodalità. Cosa sono le sottomodalità? Sono il modo in cui si esprime, ad esempio, il dialogo interiore. Possiamo aumentare il volume delle cose positive che diciamo. Nelle immagini mentali che le visualizziamo, diamogli colore, ingrandiamole, diamole forme, in questo modo le potenziamo. Quando invece abbiamo dei messaggi negativi di che ci rendiamo conto, rimpiccioliamo l'immagine, rendiamola in bianco e nero, sfocata, la voce flebile. In questo modo andiamo a depotenziare i messaggi negativi, a potenziare i messaggi positivi. È il modo migliore per non rovinarsi la vita. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao. Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della donna narcisista e della differenza che c'è tra la donna narcisista e l'uomo narcisista. Intanto, diciamo, l'eziologia, l'evoluzione del narcisismo per la persona è esattamente la stessa, non è che c'è differenza, non è che la donna narcisista è diventata narcisista per un motivo diverso. Nella sequenza generale non c'è differenza, cioè la sequenza generale è love bombing, la denigrazione, svalutazione e poi l'abbandono, l'annientamento, diciamo così. Quindi questo è il percorso generale. Ma variano un po' i comportamenti, nel senso che la donna narcisista utilizza molto di più la sessualità e l'aspetto fisico, proprio perché, essendo narcisista, si mette a complementare nella fase iniziale all'esigenza del maschio, quindi saprà essere una donna istituzionale per chi è agganciato dalle donne istituzionali, saprà essere trasgressiva per chi è agganciato dalle donne trasgressive, saprà modulare il sesso, adeguarsi alla sessualità della persona nella fase di love bombing e utilizzerà invece molto il cambiamento e la svalutazione sessuale nella fase di denigrazione e svalutazione, cioè da santa diventerà puttana o da puttana diventerà santa e accuserà, tra virgolette, il maschio di questo cambiamento e lo svilirà da un punto di vista sessuale, cioè sia da un punto di vista sessuale sia da un punto di vista di capacità di coinvolgere a livello mentale. Dirà che fa sempre le stesse cose, che è abitudinario, che ormai è stufa, che non ci sono variazioni, che non ne può più, insomma, lo accuserà di ciò che una volta, per i motivi per cui una volta lo esaltava, cioè ciò che una volta gli diceva che lo univa, adesso gli dice che la divide, che li divide. E questo come deve reagire il maschio? Deve reagire fregandotene, perché nel momento in cui inizia a pensare, adesso è colpa mia, come potrò fare, che cosa potrò fare, sei completamente fregato, perché ti abbassi l'autostima. Invece devi rispondergli dandogli quasi della puttana, dicendo: vabbè, se non ti vado bene io, trovatene un altro, tanto sei abbastanza zoccola per riuscire a trovare tutti quelli che vuoi. Tac, e in questo modo ribalti subito la situazione e fai capire di essere fuori controllo. Ecco, questa è la risposta, diciamo, della donna narcisista. Poi, per il resto, rispetto all'uomo narcisista non ci sono grosse differenze, ma ho voluto specificare questo video perché molte volte quando si parla di narcisista ci si riferisce agli uomini, dando quasi per scontato che non ci siano donne narcisiste, invece ci sono in percentuale direi omologa, simile a quella degli uomini. Per questo video è tutto, iscriviti al canale, potrai vincere delle lezioni gratuite di coaching emozionale con me. Iscriviti al canale, ciao!
Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dei bambini e degli adulti indaco, chi sono e come si riconoscono. Diciamo che questa terminologia adulti indaco, bambini indaco si sviluppò negli anni 70 circa. Una parapsicologa che si occupava di studio dell'aura umana si accorse, o disse di accorgersi, che alcuni bambini presentavano un'aura di colore tendente all'indaco. L'indaco collegato ai vari chakra è collegato ai chakra superiori, per cui questi bambini, secondo questa parapsicologa, e poi questa teoria venne elaborata e divenne, diciamo, famosa intorno alla fine degli anni 90, prevedeva una nuova, potremmo dire, generazione di bambini con qualità spirituali superiori e anche qualità medianiche come la chiaroveggenza, la capacità di telepatia. E questi bambini avrebbero dovuto salvare il mondo, diciamo così, dalle guerre e dalla rabbia. Quindi, dovrebbero essere, secondo questa appunto teoria, diciamo così, una nuova stirpe di esseri umani di un livello spirituale superiore che dovrebbero appunto attraverso la loro opera nel mondo ridurre fino a far scomparire rabbia, aggressività e quindi guerre. Ovviamente questi bambini adesso sono diventati adulti, cioè nel senso che i primi bambini indaco, quindi che sarebbero nati, diciamo, intorno agli anni 70, dagli anni 70 in poi, adesso ovviamente sono adulti indaco. Ma diciamo che, allora, cosa ne penso di tutto questo? Allora, tutte le tradizioni parlano sempre di inviati o di persone che si reincarnano volontariamente per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, non sicuramente dagli anni 70. I Buddha, cioè gli illuminati, persone che hanno eliminato realmente la rabbia, il rancore, i risentimenti, hanno proprio questo e quindi sono liberi dal samsara, quando decidono di reincarnarsi come bodhisattva. Lo fanno proprio per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, per riuscire, diciamo, a indicare la via della liberazione dal samsara. Quindi non è una novità questa dei bambini indaco. Ora, poi, i criteri per cui vengono identificati i bambini indaco sono tali per cui tutti possono essere considerati bambini indaco. Nel senso che, diciamo, da un punto di vista comportamentale, tratti comportamentali, risulta che sono bambini iperattivi, sono bambini e anche adulti iperattivi. Spesso non sono socialmente perfettamente integrati perché hanno una grossa resistenza, ad esempio, all'autorità, per cui da un punto di vista sociale non sono, perfettamente realizzati e integrati. Ecco, e poi hanno queste, o dovrebbero avere, delle capacità, una sensibilità superiore, soprattutto da un punto di vista spirituale, quindi la capacità, ad esempio, di entrare in contatto con entità, di avere dei sogni premonitori, di predire alcuni eventi che potrebbero accadere. Ora, tutte queste caratteristiche, in realtà, anche i grandi medium, ci sono sempre stati i grandi medium. Non è detto che vadano di pari passo con un'eliminazione veramente dei veleni mentali, perché il vero salto qualitativo viene fatto eliminando i veleni mentali. Quindi se questi bambini indaco, diventati poi adulti indaco, continuano ad avere rabbia, rancore, risentimenti, attaccamenti, significa che indaco non sono, né perlomeno nell'accezione del termine indaco, quindi nell'idea del termine indaco, quello di contribuire al beneficio di tutti gli esseri senzienti. E anche il colore dell'aura, certo, ci sono alcune persone che lo percepiscono, è possibile percepire il colore dell'aura, ma non è detto che intanto non è un colore costante, l'aura muta, il colore dell'aura muta molto in funzione degli stati emotivi. E non è detto che un colore indaco abbia una, diciamo, connotazione particolare. Quindi,
Io credo che le persone, il grado di spiritualità delle persone, vada valutato dall'opera delle persone stesse, diciamo, attraverso quelle che vengono definite veramente pensieri, parole, opere ed omissioni. Cioè una persona, attraverso i suoi pensieri, le parole, opere, omissioni, si riesce a percepire il valore di questa persona, il valore di, non so, Madre Teresa, di San Francesco, di Indira Gandhi, insomma, persone che hanno contribuito al beneficio degli altri esseri senzienti. E quindi direi che questa etichetta, dal mio punto di vista, bambini indaco, adulti indaco, non ha nessun significato. Questo per concludere il discorso. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale perché potete vincere delle sessioni gratuite di coaching emozionale con me. Ciao! Ciao a tutti, i narcisisti sono lo specchio delle nostre ombre irrisolte. Ogni volta che noi ci coinvolgiamo con un narcisista è perché abbiamo una parte, un'ombra, irrisolta. E irrisolta cosa vuol dire? Che abbiamo dei turbamenti che non sono stati ancora superati fondamentalmente, dei blocchi emotivi, dei blocchi energetici che non sono ancora superati. Allora, il narcisista ci fa da specchio perché va a incarnare proprio questi turbamenti ed è grazie a questi turbamenti che ci coinvolge, altrimenti non avrebbe nessun potere, nessuna possibilità di coinvolgerci, proprio per il fatto che il narcisista non ha la capacità di provare empatia, quindi chi si innamora di un narcisista è perché di fatto si innamora, si coinvolge, ha avuto un turbamento che l'ha spinto, diciamo, a dare senza ricevere. Ed è questo il motivo fondamentale per cui ci si coinvolge con un narcisista. Quindi prendiamo atto del fatto che se ci innamoriamo della persona sbagliata, in questo caso un narcisista è sempre la persona sbagliata, è perché dentro di noi ci sono dei meccanismi che vanno riequilibrati, dei meccanismi emotivi che vanno riequilibrati. Quindi cerchiamo di vedere in questo l'aspetto positivo, è un'informazione che abbiamo. L'importante è che una volta che riceviamo un'informazione e l'universo ci manda delle informazioni, ne teniamo conto e agiamo per superare questi blocchi, altrimenti se non riusciamo a superare, come dire, un blocco, questo si ripeterà di continuo. Se non impariamo a cavalcare la tigre, sarà la tigre a cavalcare noi. Quindi, anziché disperarsi del fatto che ci si è innamorati di un narcisista, prenderne coscienza, rendersi conto che dobbiamo capire quali sono le reali motivazioni, non è la persona in sé, perché la persona, il narcisista, dopo un po' ti manifesta in modo chiaro che non è la persona adatta, perché cerca di controllarti, di manipolarti, di trattarti male, insomma, di distruggerti sia emotivamente sia in altri modi. Quindi, se tu resti collegato a quello è perché c'è un blocco energetico, un blocco emotivo da risolvere. E quella è un'indicazione, un segnale forte che devi iniziare a fare un percorso per eliminare questi blocchi. Altrimenti, morto un narcisista, te ne capiterà un altro, cioè nel senso che una volta che sei riuscito a sganciarti da uno, te ne capiterà un altro e potremmo dire che cambia l'orchestra, ma la musica è sempre la stessa. Quindi, fin tanto che non vai alla radice e all'eliminazione, al riequilibrio emozionale, alla decompressione delle emozioni bloccanti. Per questo video è tutto, iscriviti al canale perché potrai vincere delle sessioni gratuite di coaching emozionale con me. Ciao! Ciao a tutti, è di oggi la notizia che il sistema sanitario inglese dice basta all'omeopatia, è solo un placebo. Questo diciamo, sicuramente ha un risvolto di natura economica, nel senso che il sistema sanitario inglese, come tutti i sistemi sanitari, è diciamo, a caccia di risparmio, quindi l'omeopatia rappresentava comunque un costo. Però queste ricerche fatte appunto da medici inglesi sembrano dimostrare
o perlomeno sembra che non ci siano prove dell'efficacia delle cure omeopatiche, confrontate con un semplice effetto placebo. Cos'è l'effetto placebo? Credo che una medicina funzioni e allora mi dà dei risultati fondamentalmente. Quindi è una sorta di legge d'attrazione, l'effetto placebo, una credenza. Se questa credenza diventasse veramente forte, porterebbe dei risultati. Però a quel punto lì basterebbe somministrare acqua e zucchero, dire che si tratta di una, a meno che uno non ha diabete, diciamo, dire che si tratta di una pozione, e questo si potrebbe avere sicuramente degli effetti se una persona non crede. Io questo, di questo sono certo. Ora, invece, sull'efficacia dell'omeopatia ci sono molte controversie comunque. E soprattutto quello che è stato rilevato, in effetti non credo completamente infondato, proprio dal sistema sanitario inglese, è che in alcuni casi può diventare rischioso affidarsi a cure omeopatiche trascurando, diciamo, cure più tradizionali, come ad esempio l'utilizzo di antibiotici. E certo è quel caso del bambino che curato un'otite, curata soltanto da un punto di vista omeopatico, si è aggravata al punto tale da portarlo poi al decesso. Peraltro era un medico che lo seguiva, non era neanche una bizzarria dei genitori. Un medico omeopatico, ovviamente, che si affidava a terapie omeopatiche. Boh, che dire, io credo che come tutto, diciamo, anche probabilmente nella medicina non si può fare intorno al buon fascio, cioè ci sono persone che magari hanno danno delle risposte positive, sia per credenze, sia per altri motivi, alle cure omeopatiche, altre meno. Quello che penso io è che, diciamo, in alcune situazioni, se le cure allopatiche, quelle tradizionali, diciamo così, funzionano, beh, vale la pena di usarle. Senza abusarne, ovviamente. L'antibiotico dobbiamo essere, per onor del vero, appunto, dobbiamo dire che da quando è comparso l'antibiotico, da quando è stato scoperto l'antibiotico, si sono curate un sacco di malattie che una volta ti portavano inesorabilmente alla morte, tipo la polmonite. Non tanto tempo fa, quindi ancora nel Novecento, nel secolo scorso, con la polmonite si andava all'altro mondo, quindi, ma anche con altre malattie, complicazioni di infezioni, di altre malattie, alle volte le persone potevano morire per un ascesso, perché per un dente potevi andare all'altro mondo, fin tanto che con la scoperta di antibiotici, che poi appunto è una scoperta comunque recente, si sono veramente debellate molte malattie. Ecco che poi però l'abuso porta e sta portando a questi super batteri resistenti agli antibiotici, per cui si creano sempre antibiotici diversi, ormai che si è scoperto il meccanismo, però si rischia di arrivare a una sorta di collasso. Quindi quello che penso io è che l'equilibrio è la cosa fondamentale. Come va cercato l'equilibrio interiore, va cercato anche l'equilibrio esteriore. Io ovviamente non ho competenze per dire se l'omeopatia funziona o meno, però quello che ha evidenziato il sistema sanitario inglese, appunto, può far intendere che sicuramente io credo che ci possa essere utilizzata. Non so, molte persone, ad esempio, ho provato usano anch'io per capire, i fiori di Bach, ad esempio, sono cure omeopatiche, un po' diverse dall'omeopatia tradizionale. Io credo che, diciamo, tutto possa essere usato, ma bisogna, quando ci sono, bisogna usare la cura migliore per in quel momento lì, per quella specifica malattia, senza ostinarsi sull'omeopatia e senza ostinarsi sull'allopatia, cioè prendere l'antibiotico quando ci sono quelle persone che hanno un minimo di raffreddore, un minimo di mal di gola e già iniziano a imbottirsi di antibiotici. Probabilmente
ci sono delle terapie naturali che in quei casi lì possono funzionare, quindi si crea un equilibrio per cui non c'è questo consumo smodato di antibiotici, perché tra l'altro non sono solo, cioè, come dire, è un consumo del pianeta che fa sì che i batteri si fortifichino. Cioè, non è la stessa persona che dice io, come dire, non prendo antibiotici e quindi poi quando li prendo sono più efficaci. No, perché i batteri è un qualcosa a livello di specie umana, di batteri umani si fortificano. Per gli animali, ad esempio, non è così. Per gli animali, come dire, hanno dei batteri. La mia gattina, l'antibiotico, aveva subito un effetto immediato, perché i gatti, la maggior parte, sono pochissimi i gatti che utilizzano antibiotici e quindi non si è generato a livello di specie una sorte, solo quelli a casa, diciamo, la maggior parte dei gatti randagi non ne prende. Quindi è la specie umana che sta sviluppando tutte queste resistenze agli antibiotici, per cui è a livello globale che va trattata la cosa, non basta che tu non ne prendi, che poi quando ne prendi ti funzionano, perché se i batteri che sono in circolazione per la specie umana sono batteri resistenti agli antibiotici, che tu li abbia presi, che tu non li abbia presi, quei batteri lì ti becchi perché quelli sono in circolazione. E quindi io credo che esiste il verso, esiste l'inverso. Per ogni cosa, diciamo, superata una certa soglia, dalla positività si passa alla negatività. Così come l'omeopatia, così come l'allopatia. Invece avere la capacità di utilizzare le risorse migliori nel momento giusto è veramente questa la vera intelligenza che dovrebbe sviluppare l'essere umano. Per questo video è tutto, al prossimo. Iscrivetevi al canale perché potete vincere delle sessioni gratuite di coaching emozionale con me. Ciao! Ciao a tutti, noi spesso siamo un ufficio complicazioni affari semplici, cioè ci rendiamo più complicata la vita di quanto è. E questo perché lo facciamo? Lo facciamo per un motivo semplice, per procurarci delle tensioni, cioè più rendiamo difficile un problema di semplice soluzione, più ci eroghiamo tensioni, più ci eroghiamo difficoltà. E quando abbiamo e se abbiamo una parte emotiva che si aggancia sulla difficoltà, mettiamo in atto dei meccanismi di autosabotaggio e questi meccanismi di autosabotaggio si verificano per persone che hanno avuto un imprinting che hanno sul possesso giudicato negativamente da un punto di vista emotivo, cioè hai sofferto emotivamente per il possesso e la tua parte emotiva va costantemente alla ricerca del desiderio e per poter desiderare devi vincolarti il possesso, devi renderti difficili anche delle cose semplici. Questa è l'unica ragione, però dobbiamo per superare, per passare questo meccanismo che comunque inconsapevolmente ci rovina la vita, dobbiamo imparare a gestire questo meccanismo per prima cosa rendercene conto. E per rendersene conto possiamo anche utilizzare, diciamo, delle altre persone che possono darci dei suggerimenti, degli amici, delle persone di cui ci fidiamo, noi chiediamo a tre o quattro, se altre persone vedono in modo molto più semplice il tutto, vuol dire che dentro di noi ci sono meccanismi autosabotatori di questo tipo, soprattutto se tendiamo a giustificare gli altri in alcune circostanze, ad esempio se abbiamo un partner aggressivo, è inutile che andiamo a cercare mille motivazioni del perché lui è aggressivo, punto, quindi dobbiamo eliminarlo, eliminarlo dalla nostra vita. E quindi la cosa importante è rendersene conto, perché fin tanto che i meccanismi agiscono in modo inconsapevole, senza rendersene conto, non possiamo assolutamente fare nulla per eliminarli e questo ci complica molto la vita. Quindi la consapevolezza da questo punto di vista è il punto di partenza. Per questo video è tutto, iscriviti al canale perché al raggiungimento dei 40.000 iscritti ci saranno delle sessioni gratuite di coaching emozionale. Ciao! Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle 5 qualità che dovrebbe avere l'uomo ideale, insomma. Poi sicuramente ne servono anche altre, ma queste qualità secondo me sono fondamentali. La prima è la coerenza, cioè essere coerente. Una persona che quando fa una cosa, quando dice una cosa la fa pure, perché molte donne spesso si lamentano che gli uomini dicono molto e fanno poco.
andremo a convivere, ci sposeremo, faremo dei bambini e poi dopo ti vedo solo per fare sesso e basta, per fare un esempio, no? Quindi la coerenza è fondamentale. Un'altra caratteristica è l'empatia, cioè la capacità di entrare in contatto empatico con l'altra persona. Empatia significa proprio con te, quindi, e un'empatia, capire quali sono i tuoi stati d'animo, quali sono i tuoi sentimenti per, diciamo, non comportarsi in modo da rispettare i tuoi tempi, i tuoi stati d'animo, i tuoi sentimenti. E beh, la terza caratteristica, che deve ovviamente essere reciproca, è la fedeltà. Fedeltà, tradire significa comunque di fatto tradire le aspettative. Nell'ambito di qualunque rapporto si crea, essere fedeli a quel tipo di rapporto che da entrambi è condiviso. Un'altra qualità fondamentale è l'ottimismo. Diciamo, io ogni tanto dico vietato l'ingresso ai tristi, perché le persone tristi generano tristezza, le persone tristi non fanno stare bene, per cui è molto importante, che ci sia ottimismo, che ci sia la voglia di fare le cose. E poi una quinta caratteristica, secondo me importante, è sia la spiritualità, diciamo, abbinata al pragmatismo, perché la spiritualità è molto importante, ma è anche importante il pragmatismo, saper fare le cose. Quindi, e questo è un utile abbinamento, un'utile combinazione, una spiritualità pragmatica. Questo è diciamo, sembra una contrapposizione, in realtà non lo è. Ecco, queste sono secondo me le cinque caratteristiche fondamentali, poi ovviamente ce ne vanno anche altre, che dovrebbe avere l'uomo ideale. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, mi raccomando iscriviti al canale perché potrai vincere delle sessioni gratuite di coaching emozionale con me. Ciao! Ciao a tutti, uomini che entrano in competizione con le donne con le quali stanno, con le quali sono relazionati. Succede spesso, talvolta, non sempre, che ci sono alcuni uomini che quando sono relazionati con una donna entrano in competizione, cioè cercano di dimostrare di essere più bravi di lei, di riuscire meglio nel fare le cose, e vivono una sorta di invidia proprio verso la donna con la quale sono relazionati. E perché succede questo? Beh, intanto non succede sempre. Succede con alcune tipologie di uomini ed è proprio in funzione dell'imprinting. In funzione dell'imprinting è un senso di rivendicazione proprio verso le donne, un senso di diffidenza. Ecco, un uomo che entra in competizione con una donna dimostra di essere semplicemente diffidente verso le donne, perché è la diffidenza che poi nelle relazioni porta competizione. E la diffidenza nasce dalla paura di essere traditi, fondamentalmente. Traditi non soltanto a livello, diciamo, a livello sessuale, ma traditi in generale, traditi nelle aspettative. E tutto questo nasce da un imprinting, in cui la mamma, che era il genitore buono di queste persone, ad un certo punto ha tradito quelle che erano le aspettative, alleandosi o col papà, che magari è vissuto come genitore cattivo, contro il figlio, oppure a un certo punto, diciamo, ha avuto altre esigenze, per cui non è stata più lì a, come dire, aiutare, potremmo dire, a sopportare il figlio, ma si è fatta altre cose, è diventata assente magari dal genitore presente. Per cui lo stesso figlio ha sviluppato verso la madre un senso di diffidenza, perché chi tradisce, chi si sente tradito diventa diffidente, e un senso di rivendicazione, quindi di competizione. Da qui nasce, diciamo, poi un senso di diffidenza verso tutte le donne che appartengono al genere della madre, al genere femminile, e un senso di competizione verso la donna con cui stai, perché è ovvio che diventi diffidente proprio verso quella persona che in qualche modo ricopre un ruolo significativo. E su questo non c'è niente da fare, diciamo, l'unica cosa è fargli sviluppare la diffidenza e la competizione verso altre donne, non verso di te, quindi diventare una sorta di funzione che si chiama co regista, per
Quindi come se diventasse una sorta di grillo parlante e gli fai vivere la competizione verso altre donne, dicendo magari che c'è quella lì che sta parlando male di te, devi trovargli un altro bersaglio. In questo modo soddisfi la sua parte emotiva e la direzioni, ma non su di te, che diventi una sorta di alter ego, di coregista. Bene, quindi per questo video è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale perché potete vincere delle sessioni gratuite di coaching emozionale con me. Ciao! Ciao a tutti, con questo video voglio dare alcune strategie per gestire le emozioni negative, alcune piccole strategie. La prima cosa fondamentale è accettarsi, accettare le situazioni che si sono verificate, perché nel momento in cui accettare non significa rinunciare a migliorare, ma vuol dire prendere atto della situazione così com'è, quindi accetto il fatto che, non so, sono stato lasciato. Accetto questa situazione e poi da lì mi muovo, ma iniziare a sviluppare rabbia, rancore e risentimenti. Quindi l'accettazione è importante prima dell'azione, questo è fondamentale. Poi il secondo punto è guardare se stessi, osservarsi e nel momento in cui ti guardi, dentro di te fai passare il messaggio che non devi assolutamente compromettere mai la tua dignità. Questo a ricordarselo mentre ci si guarda è molto importante perché ci permette di prendere atto di ciò che siamo e di ciò che valiamo e del fatto che non dobbiamo permettere a nessuno di trattarci male, fondamentalmente. Poi, come altro punto, dobbiamo comunque darci delle emozioni, vivere delle emozioni importanti. Perché nel momento in cui iniziamo a dare emozioni positive, quindi quando soffriamo, è inutile stare lì legato alla sofferenza, ma inizia a darti delle emozioni positive. Inizia a fare qualcosa che non faresti mai, delle piccole trasgressioni quotidiane che ti possono aiutare a tenere a bada, a eliminare le emozioni negative. E ultimo, cioè, un altro punto è quello di eliminare le persone tossiche, cioè tieni presente, tossiche nel senso quelle che intossicano la vita, quelle che ti danno sofferenza vanno eliminate. Allo stesso tempo vanno promosse tutte le persone che ti danno benessere, tutte le situazioni positive della tua vita, vanno amplificate. Ecco, attraverso queste piccole strategie riesci a gestire meglio le emozioni negative. E quindi a promuovere il benessere, che poi è la cosa più importante. Per questo video è tutto, iscriviti al canale, potrai vincere delle sessioni gratuite di coaching emozionale con me. Ciao. Ciao a tutti, si era interrotta la chat, quindi la riprendo brevemente, poi intanto saluto tutte le persone. Quindi dicevamo, per farsi amare non dobbiamo chiedere, non dobbiamo accettare i vincoli, le condizioni che gli altri ci pongono, perché il vincolo vincula. E quindi dovete, anziché accettare i vincoli, dovete mettere dei vincoli. Ecco, la vera abilità, diciamo, chi seduce sa imporre delle condizioni, sa imporre dei vincoli. Chi è sedotto invece subisce i vincoli, subisce le condizioni. Questo è un dato di fatto di cui dobbiamo prendere atto. Adesso non so se ci sono persone collegate, se funziona sta chat o se non funziona. Ci sono stati problemi di streaming, per cui se non vedo persone che si collegano, mi sa che la chat comunque non funziona, per cui comunque saluto le persone. Però bisogna tenere presente questo fondamentalmente, che per farsi amare dobbiamo non chiedere. Nel momento in cui chiedi sei perdente. Nel momento in cui chiedi, offri all'altra persona, deleghi dell'altra persona della tua felicità e della tua infelicità. La stessa cosa quando una persona ti lascia, l'unica cosa che non devi fare è andare a chiedere a questa persona: ma mi starà, perché mi hai lasciato? Se ti ha lasciato è perché non ti vuole, non devi chiedergli il motivo lo scoprirai, non serve a nulla chiederlo. Anche perché poi, come vi ho detto nel video precedente, la nostra parte emotiva sa esattamente perché ti ha lasciato, perché la parte emotiva ha tutte le informazioni di questo mondo, è la parte logica che non ha informazioni. Quindi emotivamente devi, diciamo, prestare attenzione a quello che dice la tua parte emotiva. Se pensi a tua moglie fedele, ti viene da raschiare, vuol dire che ti fa le corna. Se
Se dici a tua moglie dove sta Mario, che è un po' di tempo che non vedo, lei si tocca le labbra, significa che all'amante, il suo amante è proprio Mario. Quindi bisogna imparare a fare questo. E bisogna tenere presente un'altra cosa, che nel momento in cui tu poni i vincoli, inizia a sedurre. Ecco, gli stimoli che devi dare alle persone, che vuoi coinvolgere, non è chiedere, ma anzi imporre dei vincoli. Più vincoli riesci a mettere, più vincoli riesci a imporre, più istintivamente riuscirai a coinvolgere, riuscirai a sedurre. Se c'è qualcuno connesso che mi dice se la connessione funziona o non funziona. E i vincoli cosa sono? Sono delle condizioni, puoi mettere delle condizioni qualunque, puoi mettere vincoli molto forti. Io vengo con te, ma comunque non lascerò mai mia moglie. Questo è un vincolo molto forte. Oppure puoi mettere dei vincoli più deboli e puoi mettere, non so, ci vediamo solo 2 volte a settimana quando decido io, perché io sono molto impegnato, non sono come te che non hai nulla da fare. Insomma, iniziare a mettere gradualmente dei vincoli per riuscire a coinvolgere. Bene, non so se sta chat funziona e comunque saluto tutte le persone. Mi spiace che prima si è interrotta senza che potessi salutare, ma ne approfitto per salutare adesso. E se qualcuno riesce a collegarsi e mi dà un segnale, scrivere qualcosa, io lo capisco, altrimenti non so se funziona la chat. E comunque saluto le persone, spero che comunque il messaggio. Oh, Pink Power, Davide Romani si sono collegati ed è fondamentale. Quindi, tornando, non so se avete seguito comunque la chat precedente, che poi dopo c'è stata questa interruzione. Adesso vedo persone che si collegano. Volevo lasciare spazio a chi volesse fare qualche osservazione. Kelly, saluto Kelly. Qualche domanda, qualcosa. 5 minuti, 10 minuti, cerco di rispondere. Il tema è quello che se chiedi.